Mi fa molto piacere essere qui, anche un qui relativo, ma insomma ci siamo abituati ormai, e in particolare a partecipare a questo ciclo, con le tutor di questa sezione, le professoresse Bifolco e Rossetti, abbiamo centrato proprio su quest'idea della cittadinanza attiva nell'ambito del ciclo che è stato disegnato, pensandola in relazione alla comunicazione ostile basata sul pregiudizio etnico. Quindi quello che accomuna un po' quest'ultimo incontro con quelli che mi hanno preceduto, il professor Faloppa e Robustelli, dovrebbe proprio consentire di mettere un po' di dati e di informazioni utili per contrastare un fenomeno tanto sgradevole, quanto più concentrato su una popolazione ormai decisamente in crescita. Quindi vorrei partire da un quadro generale sulla legislazione, appunto un po' sull'orientamento di politica linguistica che nel nostro paese si è concentrato soprattutto nella direzione dell'accoglienza della popolazione straniera e poi su proposte operative che potrebbero consentire di migliorare un po' la convivenza con questa parte, in particolare della popolazione scolastica. Condivido magari la presentazione così è più facile seguire. Ovviamente la presentazione poi la condividerò e quindi potrete magari vedere con più dettagli i particolari che sono contenuti nelle slide, alcune delle quali un pochino fitte, quindi insomma potrebbe non essere agevole scorrerle mentre le commento. Partirei senz'altro da questa che è ormai una dei repertori considerati di riferimento nella comunicazione ostile e è una rassegna che Tullio De Mauro aveva allestito nel 2016 in relazione appunto alle parole per ferire e proprio il comparto da cui parte è quello sugli etnici. Come potete vedere anche un po' dai grassetti vengono fuori offese, forme di ingiuria che vengono rivolte a persone non necessariamente legate poi sempre all'etnia alla quale ci si riferiscono, ma comunque aggressive e centrate sulla diversità, no? Della differenza etnica per l'appunto. Sono naturalmente, come tutte le parole di questa rassegna, forme di violenza che a volte, e lo notiamo soprattutto nella fascia giovanile, vengono usate in modo anche un po' inconsapevole, non dico in buona fede, ma comunque con una scarsa consapevolezza della loro valenza connotativa, quindi il fatto che l'uso di queste parole può di fatto contribuire a aumentare il pregiudizio verso alcune categorie. È lo stesso fenomeno che osserviamo anche in relazione ad altre forme di minoranza, no? Sulla disabilità o sulle persone che soffrono di discriminazione su base sessuale, per esempio. Questo tipo di aggressività che si concentra nei confronti dello straniero è normalmente collegata all'idea dello straniero come diverso, insomma, qualcuno che è diverso parla in modo diverso, no? Ricordiamoci Barbaro come così antesignano di questa categoria, chi non sa parlare bene il greco, ma in generale qualcuno che è strano, un po' atipico, si differenzia dal gruppo. Ora, quello che noi possiamo notare anche sulla base dei dati che fornirò tra poco, la popolazione straniera in Italia è in costante crescita ormai da diversi anni e questo ha fatto sì che forse quel tipo di diversità dovrebbe un po' allentarsi, no? E che quindi il fatto di canalizzare questi insulti nei confronti di persone ritenute distinte rispetto alla massa possa quasi spontaneamente regredire, in modo che forse nella società futura, sempre più globalizzata, sempre più multietnica, il fenomeno potrebbe regredire in modo appunto naturale. Vediamo però che comunque ci sono delle sacche di resistenza piuttosto accentuate anche nella comunicazione
informazione, diciamo quella non ufficiale, no? Nelle fake news, spesso si concentra l'attenzione proprio sul fenomeno migratorio, no? Quindi cercando di enfatizzare dati, eventi sgradevoli che vengono riferiti a uno straniero, con la convinzione che probabilmente questo attira di più l'attenzione del destinatario, no? Della notizia falsa, e quindi rende più spendibile la notizia, la fa circolare più in fretta, attivando quindi un meccanismo perverso nella comunicazione. Il fatto che appunto ci sia questa continua sottolineatura ci fa capire che in fondo ancora un sentimento così forte resiste, e ce lo dicono anche i dati sulla percezione dell'immigrazione. Quando si chiede, insomma, sono frequenti i sondaggi relativi a questo tema, e se si chiede a quanto ammonta la popolazione straniera rispetto a quella italiana in percentuale, si sentono sempre cifre ben superiori rispetto a quelle reali. Si arriva addirittura a 23, 24, 25%, quando appunto invece ancora la popolazione non italiana è inferiore al 10%. Poi vi faccio vedere le cifre. Prima ancora di questo volevo però appunto introdurre il tema legislativo e mostrare come l'aspetto così della violenza anche verbale sia stato previsto dal legislatore per diciamo inquadrare anche la fattispecie di reato in relazione alla discriminazione per motivi razziali o alla pretesa superiorità di tipo appunto etnico, no? Quindi nel 93 è stata specificamente introdotta una legge che individua una aggiunta, insomma, una gra maggiore gravità dell'insulto e dell'ingiuria e della diffamazione in relazione a queste aggravanti, no? Quindi il fatto che l'offesa sia a sfondo razziale. Nel 2016 la gravità della legge, insomma, è stata un pochino abbassata e è stato introdotto quello che è stato definito giornalisticamente come il decreto svuota carceri, e quindi di fatto si è un po' abbassato peso dell'ingiuria, che è depenalizzato anche se è comunque perseguibile come reato civile, e si insiste sul fatto che anche se non viene punita l'offesa, viene comunque punita la propaganda. Quindi si ricorda che, insomma, naturalmente non possono essere ritenute attenuanti le circostanze legate all'ira, e quindi un po' allo scambio che può essere acceso tra le persone, ma viene comunque mantenuta la gravità soprattutto nei fenomeni che riguardano l'incitamento poi all'odio e alla diffamazione, cioè al reato che coinvolge poi anche non solo la persona direttamente interessata, ma anche altri. Quindi rimane comunque un reato punibile. Vediamo però appunto, come vi dicevo, i dati rispetto alla popolazione di cittadinanza straniera in Italia. Queste sono le curve dell'andamento dei numeri. Sappiamo, sono stati pubblicati peraltro recentemente ulteriori integrazioni anche più, insomma, allarmanti, no? Il 2021 raggiungerà probabilmente il tasso di natalità per la popolazione italiana più basso di sempre, e vediamo che questa allentamento diciamo, decrescita delle nascite interessa tutto sommato anche la popolazione straniera. Vediamo che la curva di popolazioni di persone che arrivano o nascono in Italia si sta di fatto stabilizzando. La percentuale è comunque in crescita, però è in crescita per effetto della denatalità della parte italiana della popolazione. Quindi in sostanza diminuiscono gli arrivi e le nascite degli stranieri, ma diminuiscono ancora di più le nascite degli italiani. Quindi percentualmente ancora vediamo una curva in leggera risalita percentualmente. Questo tipo di dati si possono leggere naturalmente in relazione a vari parametri. In particolare sono interessanti quelli relativi all'età,
vediamo che la popolazione straniera si concentra nella fascia produttiva, quindi non tanto nei bambini, pochissimo negli anziani, più nei bambini rispetto agli italiani, però soprattutto, no, il dato numericamente più significativo è quello della fascia tra i 30 e i 50 anni, quindi proprio nella popolazione che è in fase lavorativa. Però quello che ci interessa sottolineare qui, oltre naturalmente alle provenienze, che sono forse anche note largamente, in particolare agli insegnanti che hanno sotto gli occhi, no, questo tipo di realtà, sono interessanti le quote relative alle nascite. E in particolare quelle che riguardano poi la fascia scolarizzata. Più o meno siamo intorno, dicevo, al 9,4% della popolazione scolastica e mi preme far osservare alcune percentuali a confronto tra italiani e stranieri, in particolare rispetto al rendimento scolastico. Vedete che il dato sulla scuola, per l'appunto sul successo, è decisamente a svantaggio per gli alunni stranieri che ripetono l'anno molto più frequentemente rispetto ai loro coetanei italiani. E sempre in relazione al tema della discriminazione, subiscono episodi di bullismo in percentuale più alta rispetto a quanto succede, pur in forma molto grave, tra i coetanei italiani. Siamo in numero di punti percentuali un pochino più alti. Sono interessanti anche i dati sulle aspettative professionali, quindi la idea di, no, cosa si farà da grande, che è comunque penalizzante per il gruppo dei ragazzi stranieri, in particolare nella popolazione maschile. Le ragazze straniere sono forse più ambiziose rispetto ai loro coetanei maschi, che si limitano, insomma, le loro così, prospettive a categorie professionali meno appaganti. E è ugualmente molto interessante il dato sulla percezione di italianità. Sappiamo che uno dei temi che ha accompagnato il dibattito, anche molto ideologico, intorno al tema della cittadinanza, si basa proprio su questo riconoscimento possibile. Uno degli schieramenti almeno spinge verso il riconoscimento della cittadinanza italiana per ius soli o anche per ius culture, no? Quindi in base almeno al completamento di un ciclo scolastico, ma basandosi sull'idea che la parte di questi studenti almeno abbia la sensazione di essere italiano. Vediamo che però questa idea di italianità non è del tutto centrata, perché ancora molti ragazzi stranieri, in particolare se sono arrivati tardi in Italia, non si sentono e non pensano in italiano, perché evidentemente il processo di inclusione non è del tutto risolto. Quindi questi sono, diciamo, i dati di partenza che dobbiamo considerare. Sono stati pubblicati naturalmente molti studi, molte analisi anche da parte delle istituzioni sulla necessità di integrare la popolazione scolastica nel nostro sistema e vi lascio poi, insomma, a disposizione i dati sulle presenze nei vari ordini di scuola. Prevedibilmente i ragazzi stranieri frequentano insomma, in modo più regolare le classi più basse. Scusate, queste non sono le slide che sto commentando, ma sono piuttosto sulla percezione, un po' i dati che vi dicevo prima, e queste sono le lingue di maggiore, le aree, insomma, di provenienza più diffuse, corrispondono ovviamente rispetto a quelle della popolazione straniera nel suo complesso. Sappiamo che più o meno la metà in Italia sono rappresentate, direi, quasi tutte le nazionalità, siamo intorno al 190 sulle 196 che riconosce l'ONU, però il 40% almeno è occupato dal gruppo romeno, albanese e marocchino, quindi più o meno corrispondono anche ovviamente le lingue, no, di questi gruppi tra quelle più diffuse nella scuola.
volevo farvi vedere però ecco, questo ultimo quadro sulle percentuali di scolarizzazione e vediamo che appunto prevedibilmente nei licei la popolazione italiana ha ancora una larghissima prevalenza, mentre negli istituti tecnici la popolazione straniera raggiunge e negli istituti professionali raggiunge quasi la parità rispetto a quella dei cittadini italiani. Quindi sono dati che fotografano, fanno un po' questo squilibrio, no? Nelle prevedibile e che appunto descrive una integrazione non ancora ben completata. Questi sono appunto i numeri, mi interessava però inquadrarli all'interno di un percorso di appunto politica linguistica che trova una corrispondenza con provvedimenti e tendenze che hanno accompagnato la nascita delle grandi istituzioni europee. Innanzitutto il Consiglio d'Europa e ovviamente le Nazioni Unite, quindi anche a livello più ampio internazionale, che soprattutto all'indomani del secondo conflitto mondiale si è concentrato sulla necessità di riconoscere l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle varie manifestazioni della convivenza e senza discriminazione di alcun tipo, la lingua naturalmente entra in gioco, così come l'etnia, come principio di non discriminazione, la religione, insomma tutte le altre diversità. Però diciamo tutti i provvedimenti iniziali si sono concentrati su questa urgenza, no? Di ribadire l'uguaglianza di tutti gli uomini. In una seconda fase si sono cominciati a vedere però interventi orientati alla valorizzazione del multilinguismo. Corrisponde più o meno alla metà degli anni Ottanta l'individuazione di proprio linee di ricerca, di applicazione anche di progetti specifici orientati a incentivare la competenza linguistica multilingue, plurilingue nei vari cittadini, in particolare Unione Europea e Consiglio d'Europa. L'inaugurazione del programma Erasmus, che come sappiamo ha portato grandissimi benefici in termini di costruzione del progetto europeo, la definizione del quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento delle lingue moderne, che è stato definitivamente pubblicato nel 2001 e che ha consentito anche di attivare il processo di certificazione. Sappiamo che oggi quasi tutte le lingue hanno, diciamo, dei sillabi e delle descrizioni che consentono di certificarne la competenza in riferimento ai livelli stabiliti dal Consiglio europeo. Questo consente una maggiore riconoscibilità dei titoli di studio in merito almeno alle lingue. Diciamo che questo periodo, dall'inizio del terzo millennio, nel primo decennio almeno di questa nuova epoca, si è caratterizzato proprio per una attenzione alla promozione linguistica, che ha avuto riflessi poi in vari paesi. In particolare voglio sottolineare la dichiarazione di Barcellona, che dava proprio come input l'obiettivo da perseguire, sintetizzabile nella formula LM più 2LS, in sostanza lingua materna, alla quale va a essere aggiunta, la somma di due lingue, dell'Unione, quindi due altre lingue seconde o lingue straniere. Questa dichiarazione, vedremo tra un momento, ha portato poi delle conseguenze anche nell'organizzazione dell'insegnamento delle lingue nella scuola italiana. Ma ci arrivo tra un momento perché, come vedete dalla diapositiva, c'è anche una terza fase che, in contemporanea all'impulso così, rapido che è stato dato alla globalizzazione, anche con la caduta del muro di Berlino, insomma, velocizzazione degli scambi, non solo all'interno dell'Unione Europea, ha reso necessario
concentrare l'attenzione anche alla protezione delle minoranze, minoranze in generale e molto anche minoranze linguistiche. Vedete dalle date degli interventi che ho sottolineato che più o meno a metà degli anni 90 vengono concepiti in seno al Consiglio d'Europa e poi recepiti da molti degli stati partecipanti questi due importanti principi, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Questa attenzione ha dato poi appunto anche qui conseguenze, ha reso possibile anche l'applicazione di interventi anche in Italia e che sono quelli che vi mostro in quest'altro quadro. Parto dall'inizio, quindi la prima fase la vediamo rispecchiata perfettamente nella nostra Costituzione, dove si sancisce l'uguaglianza dei cittadini senza possibile discriminazione, no? Di tutti quei principi che sono enunciati nella Carta fondante delle Nazioni Unite e degli altri organi, e poi un particolare impegno per la tutela delle minoranze, che però, come sappiamo, non avrà immediata applicazione nell'Italia repubblicana se non nel 99. La legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, e poi magari possiamo approfondire questa differenza, finalmente concepita solamente nel 99, proprio a seguito di quelle disposizioni diffusi in ambito europeo di cui parlavo poco fa. Vediamo che c'è questa corrispondenza, però, appunto, rispetto alle altre fasi che vi ho descritto, con l'attenzione alla promozione del plurilinguismo, in particolare con l'introduzione della seconda lingua comunitaria nella secondaria inferiore, no? Ancora oggi è possibile studiare due lingue dell'Unione nelle nostre scuole medie, con una diciamo certa deriva verso il monolinguismo. Sembra obbligo segnalare il fatto che questa sensibilità si sia un pochino persa rispetto a come era stata concepita inizialmente, perché il predominio assoluto dell'inglese globale ha fatto sì che questa, anche nella sensibilità spesso delle stesse famiglie, quest'idea dell'esposizione a più lingue sia vista un po' come una perdita di tempo, no? Che quindi sarebbe più utile, più produttivo concentrare l'attenzione solamente sull'insegnamento dell'inglese. Però appunto quell'idea lì nasce da un disegno generale di costruzione del sistema europeo, che come sappiamo è proprio basato sulla diversità, no? Unita nella diversità è proprio lo slogan dell'Unione che accompagna un po' tutta una serie di decisioni, a partire da quella della redazione multilingue di tutti i provvedimenti legislativi. Quindi vediamo che questa attenzione necessaria alla popolazione straniera ha portato anche a una serie di interventi che hanno, qui li ho riassunti recuperando uno schema da un lavoro che è peraltro concentrato proprio sulla idea di testing, quindi lo ritroverete in bibliografia perché ricostruisce anche alcune delle tappe critiche rispetto a questo accertamento delle competenze linguistiche, però è piuttosto interessante vedere come proprio nel momento in cui l'aumento così esponenziale, l'abbiamo visto, no? Nella curva di prima dell'arrivo dei cittadini stranieri, abbia reso necessario anche delle politiche in materia di immigrazione che di fatto prendono in considerazione anche la competenza linguistica. È evidente anche da tutta una serie di studi e documentazioni che il possesso della lingua del paese ospite renda più facile pro il processo di integrazione e che quindi molti paesi, non solo l'Italia, hanno cominciato a prevedere la necessità anche di valutare il raggiungimento di questi obiettivi linguistici. I provvedimenti interessanti in questo quadro sono quelli qui evidenziati. La legge sulla cittadinanza è del 92 e nella sua versione iniziale
rinforza il principio dello ius sanguinis, come sappiamo, senza nessuna attenzione alla lingua, ma è stata corretta per l'appunto proprio come da uno degli ultimi provvedimenti in materia di politica linguistica, il cosiddetto decreto Salvini del 2018, che è ormai legge della 2020 e che prevede per l'appunto che anche chi richiede la cittadinanza per motivi legati al ricongiungimento, per matrimonio o per residenza, debba dimostrare di conoscere la lingua. Questa appunto attenzione alla competenza linguistica della lingua del paese ospite, come dicevo, trova sponda anche in richieste che si fanno in altri paesi. Si sono sempre più strette la domanda di verifica, che non si limita solamente alla cittadinanza, ma anche a chi arriva nel paese per un periodo breve, per chi fa richiesta di permesso di soggiorno. È quello che è successo anche in Italia, come sappiamo, con la legge Maroni. Il pacchetto sicurezza del 2009 ha previsto la verifica, o meglio l'impegno del cittadino straniero a ottenere un livello minimo di competenza nella lingua italiana, pari al livello A2, quindi un livello sopravvivenza ancora, non un livello soglia. Il livello soglia è il B1, quindi è proprio quello che invece viene chiesto ai cittadini. Però insomma sono tutte misure che sottolineano quanto la possibilità di stabilizzarsi in un paese debba passare anche per la competenza della lingua, anche a più livelli, appunto, per soddisfare necessità diverse. Questo naturalmente ha avuto dei riflessi anche nella scuola. Nel 2006 sono state pubblicate dalla MIUR le prime linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, rivisitate nel 2014, e mi interessa farvi notare come a questa altezza cronologica si sia insistito molto sulla valorizzazione della diversità linguistica, con una maggiore attenzione alla lingua di origine degli alunni stranieri. Questo è un dato particolarmente interessante, perché ancora una volta lo ritroviamo anche nel resto della riflessione in ambito europeo. Il documento Le linee guida che sono state pubblicate dal Consiglio d'Europa nel 2016, nella seconda edizione, ma originariamente nel 10, insistono molto sulla educazione plurilingue e interculturale. Proprio sottolineando il fatto che l'insegnamento della lingua del paese ospite, quindi nel nostro caso dell'italiano, a una popolazione che arriva nel paese in condizioni diverse, come vedremo con esigenze molto diverse, debba essere non così, non brusca, insomma, non sostitutiva di quello che arriva dalla loro precedente formazione linguistica. Tutta questa serie di spunti sono stati particolarmente insistiti nella metà degli anni 10, quindi intorno appunto al 2014-15, al punto tale che proprio in quell'anno, nel 2014, diciamo in parallelo anche a una maggiore attenzione anche alla promozione dell'italiano come lingua dell'Unione, lingua diciamo possibile come scelta elettiva, insomma come scelta non professionale, ma proprio anche culturale per studenti di diversa madrelingua. E ripeto, anche in queste circostanze sono state particolarmente, insomma, si è data molta attenzione alla promozione dell'italiano nel mondo, e nel 2014, in occasione della prima edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana, si è annunciata la nascita di una
figura professionale operativa nella scuola. Come sapete, la classe di concorso a 23 è istituita proprio con la legge della buona scuola, ha dato poi le sue prime così bassissimi ingressi nel comparto scuola, però in seguito al concorso 2016, 2018 e 2020. È però appunto il segno di una maggiore considerazione anche della figura professionale del docente di lingua italiana in questo quadro del multilinguismo un po' più appunto di ampio respiro. Di tutta quella riflessione mi sembra utile riportare alcune sottolineature, in particolare quelle che hanno messo in luce le differenze che gli studenti stranieri arrivati in Italia presentano in relazione alle loro caratteristiche anche proprio biografiche. Vanno innanzitutto considerati gli alunni con cittadinanza non italiana, ma non solo, perché a questo gruppo ben identificabile, ben riconoscibile, si devono sommare anche bambini e ragazzi, figli o di coppie miste o di coppie italiane che però arrivano per adozione internazionale, che quindi spesso si trovano nelle stesse identiche condizioni dei loro coetanei arrivati con un'altra famiglia. È ovvio che beneficiano di un'esposizione diversa in famiglia alla lingua italiana, ma hanno spesso bisogni paragonabili a quelli di bambini che presentano il confronto tra due sistemi. Vanno poi appunto aggiunti anche a questa lista studenti nomadi, figli di famiglie nomadi che hanno una condizione linguistica altrettanto particolare e tutta la parte dei minori non accompagnati che rientrano in categorie protette con corridoi umanitari, ma che non sono, insomma, non sono facilitati anche nell'inserimento nella scuola. Quindi, diciamo, i bisogni linguistici di questa parte della popolazione possono essere di grandissima, insomma, presentare uno spettro molto ampio e avere, diciamo, capacità e velocità anche nell'apprendimento dell'italiano determinato dalle condizioni di partenza. Ovviamente di quelle della famiglia, quindi il grado di alfabetizzazione del nucleo e di loro stessi, la relazione che hanno con la lingua materna e con la lingua, diciamo, obiettivo, quindi con l'italiano, che può essere considerato una lingua adottiva, quindi diciamo quasi una seconda lingua madre, ma anche una lingua che è ancora molto distante, no? Perché è vissuta come qualcosa di sovrastrutturale, di aggiunto in un secondo tempo. Naturalmente una prima valutazione va fatta in relazione all'età d'arrivo. Quelle che noi consideriamo vere e proprie seconde generazioni, quindi quelli che vengono di solito definiti con l'etichetta di nuovi italiani, sono i bambini che sono nati in Italia da genitori stranieri, ma che hanno l'italiano come lingua di prima socializzazione, oltre che di scolarizzazione. Ma vediamo che negli studi di linguistica vengono diciamo, etichettati in una forma diversa, con una percentuale proprio con un numero diverso, anche i bambini che non possono essere considerate vere e proprie seconde generazioni perché arrivati in Italia ad un'età in cui già la prima lingua, la lingua madre, è già sviluppata, quindi entro il sesto anno. Caso ancora più complesso è quello dei bambini che invece arrivano tra il sesto e il dodicesimo anno di vita e che quindi hanno ben salda la lingua materna e che è spesso anche lingua di scolarizzazione. Come vedete dalle altre etichette che vi ho presentato, vengono poi osservate anche le prospettive, no? Fino a valutare quella cosiddetta lingua filiale in contrapposizione a lingua materna, perché nel caso di generazioni
appunto che continuano comunque a vivere in un contesto familiare non italofono, si verifica una diversa direzione del rinforzo, no? Nella competenza linguistica, perché si tratta di bambini che insomma, portano loro, quindi la direzione è da figli a genitori, portano loro in casa la lingua nuova, no? E quindi non sono abituati a riceverla dai genitori, ma la propongono a loro volta. Quindi si inverte anche la relazione di, diciamo, di cura, no? In alcuni casi sono proprio i bambini che fanno il lavoro di mediatori culturali, che normalmente invece anche in relazione alla scuola svolgono gli adulti. Allora, di tutto questo così lavoro concettuale possiamo sfruttare alcune delle appunto dei suggerimenti che ci offrono gli studi sviluppati in questi ultimi anni appunto in ambito linguistico, glottodidattico, in particolare linguistico acquisizionale. E quello che mi sembrava più utile da sottoporvi in questa sede è un ambito di studi che è stato sviluppato da Jim Cummings, che è uno studioso canadese di psicologia evolutiva applicata all'apprendimento linguistico, che ha lavorato su quella che ha definito teoria del doppio iceberg, cioè il principio secondo il quale ciò che si apprende in una lingua emerge come punta dell'iceberg nella lingua 1, ma ritorna anche nella lingua 2. In sostanza, quello che c'è sotto a livello del mare è fluido, quindi si può comunque beneficiare di quanto imparato, no? Nelle abilità sia basilari, sia le BICS, insomma, che le abilità di tipo superiore, quelle accademiche, si può beneficiare di quanto sviluppato in una lingua X, in particolare nella prima lingua di alfabetizzazione e di studio, e che poi riemerge quindi positivamente anche nel momento in cui si studia una seconda, una terza lingua. In sostanza c'è quindi un circolo virtuoso tra l'apprendimento delle lingue che fa sì che diciamo, se mantenuto la relazione diciamo, di studio, mantenimento di avanzamento, ecco, volevo dire, di studio nella lingua 1, favorisce anche il perfezionamento delle lingue che si apprendono in un secondo tempo. Questo principio si può vedere naturalmente nelle due prospettive, quindi sia per gli studenti italofoni che apprendono altre lingue, che devono consolidare le competenze nella loro lingua madre per poter utilmente affrontare anche lo studio e il perfezionamento delle lingue straniere, quindi non inglese o altre lingue in sostituzione dell'italiano, ma accanto. Ma lo stesso principio lo possiamo applicare anche rovesciato per gli studenti che non hanno l'italiano come lingua madre e che si avvicinano all'italiano giovandosi della competenza nelle loro rispettive lingue madri. Partendo da questo presupposto sono state appunto proposte anche molte proposte operative, che è quelle che vorrei mostrarvi in questa ultima parte. Ne trovate una lunga lista proprio nel documento, nella guida del Consiglio d'Europa a cui facevo riferimento prima. E però sono state appunto poi recuperate in modo più sintetico da Graziella Favaro, che è la responsabile dell'Osservatorio Nazionale Integrazione Alunni Stranieri, un organismo che è stato istituito proprio nel 2014. Dicevo che quello è un po' l'anno fortunato di questa sensibilità e che ha consentito anche la pubblicazione di una serie di documenti utili per offrire anche spunti di tipo didattico. In particolare, vedete, queste sono alcune dei suggerimenti che ho tratto dal documento del Consiglio d'Europa, che mira appunto a creare convergenze tra tutte le lingue insegnate a scuola, basandosi sul presupposto che
la capacità di osservare i meccanismi linguistici in una lingua possa poi essere applicata anche alle altre. I compiti operativi che vengono proposti sono anche molto interessanti se applicati, diciamo, in modo così attento, perché consentono poi di coinvolgere in questo procedimento non solo le lingue insegnate a scuola, ma un po' in generale tutte le lingue con cui gli studenti, la popolazione di un istituto, per esempio, entrano in contatto, quindi non solo le lingue curricolari, ma anche quelle portate in classe, no? Nell'esperienza familiare dei diversi soggetti coinvolti. E in questo uno stimolo anche piuttosto utile è quello di, appunto, coinvolgere i genitori, in generale le famiglie, in quest'idea di educazione plurilingue. Dei tanti progetti che sono stati realizzati poi nelle varie realtà anche italiane, io ho portato tra le, ho citato insomma poi tra i documenti una proposta sviluppata a Bologna qualche anno fa e il progetto Lingue di scolarizzazione e curriculum plurilingue interculturale che è invece sponsorizzato dal MUR e che raccoglie anche molti di questi prodotti poi presentati in varie città, varie scuole. Di tutto questo lavoro, devo dire un po', la pandemia ha fatto un po' piazza pulita, purtroppo, perché naturalmente le criticità su cui ci si è dovuti concentrare in quest'ultima fase sono tutte relative a problemi di anche accesso, per esempio, alla didattica a distanza, no? Quindi difficoltà ancora che vengono addirittura prima della urgenza dell'apprendimento linguistico e che quindi hanno richiesto l'attivazione di altri percorsi di sostegno per gli alunni stranieri in generale per tutte le fasce deboli. Quindi direi che quello che andrebbe poi recuperato e ripreso è un po' un lavoro che si è un po' sfilacciato nel tempo. Però appunto di queste proposte mi sembrava interessante soprattutto recuperare quelle che consentono di lavorare sulla lettura e sulla scrittura. Quindi un po' nella duplice prospettiva, no? Prima leggiamo, prima osserviamo dei modelli positivi anche di buona realizzazione, buona relazione anche con qualcosa di raccontato altrove e poi proviamo a scrivere in prima persona. Quindi il progetto che vorrei in particolare sponsorizzare è quello delle biografie linguistiche che hanno avuto largo spazio appunto in questa sperimentazione, partendo prima ancora dalla proposta appunto nelle biblioteche interculturali che sono state introdotte in alcune scuole. Anche il sistema bibliotecario del Comune di Roma ha attivato in diversi poli bibliotecari degli scaffali interculturali che consentono di dare visibilità non solo a testi scritti in altre lingue, ma anche a testi che a diversi livelli di scolarizzazione, a diverse fasce d'età, propongono racconti sulla lingua, sulla relazione tra apprendimento di una lingua altra e quindi diciamo contatto con una realtà nuova. Questa della letteratura cosiddetta migrante è una delle realtà forse più interessanti nel panorama della letteratura contemporanea, soprattutto in quella parte in cui consente di osservare proprio, no? Cosa scatta anche nello scrivente, nello scrittore, nel momento in cui si trova a maneggiare una lingua che non gli appartiene dalla nascita. Quindi cosa questa difficoltà o questa sfida stimolano nel processo di scrittura. Allora, consentire anche a un pubblico italofono di osservare questa relazione con le lingue è sicuramente stimolante perché appunto consente di rovesciare lo sguardo, no? E quindi vedere cosa a ciascuno
degli studenti provoca la riflessione sulla lingua. In sostanza, chiedere una volta così esposto, no? Una volta osservato cosa succede agli altri, a chi appunto arriva da un altro mondo e si misura appunto con le difficoltà della comprendere e poi scrivere in un'altra lingua. Questo è scusate, ho saltato un pezzo, il portale che consente di rintracciare tutta una sorta di censimento che raccoglie tutta la produzione degli scrittori immigrati in lingua italiana, quindi tutta la parte della letteratura della migrazione che si pubblica in italiano. È una banca dati che è stata fondata da Armando Nisci, era prima appoggiata alla Sapienza e che ora verrà presto resa disponibile sul portale dell'Accademia della Crusca. Quindi si potranno raccogliere eventualmente anche dati a seconda delle lingue di partenza e quindi magari ritagliare anche dei percorsi personalizzati. Però ecco, quello che volevo far vedere è cosa. La varietà naturalmente di questi temi. Sappiamo che appunto molti degli scrittori migranti riflettono sul loro rapporto con il paese, non solo sulla lingua, però ecco, mi sembra utile sottolineare invece proprio specificamente l'aspetto del meccanismo linguistico, di cosa significa parlare o aggiungere, no? Appunto più codici per creare un racconto. La proposta, questi sono vari assaggi di questa letteratura migrante, in particolare che si concentrano sull'uso delle parole. Il caso di Cossi Comlaembri, per esempio, è interessante perché lui misura un po' la difficoltà degli italiani a volte di mettersi in relazione con il parlante straniero e quindi una loro incapacità di trovare le parole giuste. E quindi è una riflessione metalinguistica che va anche un po' oltre il significato della parola, ma ne legge anche implicazioni un po' più sottili, no? Appunto dell'imbarazzo anche del confronto con l'altro, e l'etichetta di imbarazzismo è proprio sua per l'appunto. Vi ho messo nella lista anche una serie di interviste che mi è capitato di curare a scrittori stranieri che raccontano un po' la complessità della relazione appunto con la lingua d'arrivo e come questa è stata conquistata e poi fatta parte del proprio patrimonio espressivo. Quindi questi sono solo spunti appunto di lettura che possono essere poi declinati sulla base di esigenze diverse. E dicevo, tutto questo lavoro di osservazione si può poi convogliare in una proposta didattica, che è quella attiva, no? Quindi di sollecitazione a produrre testi che raccontano il proprio rapporto con la lingua. E di questa produzione di biografie linguistiche si è fatto già una larga sperimentazione in questi progetti di cui parlavo, e i vantaggi che sono stati osservati sono quelli che qui ho elencato, quindi li potete poi ritrovare anche nel dettaglio, ma insomma sostanzialmente si è visto un riflesso positivo intanto nell'integrazione del gruppo classe, no? Il bambino o i ragazzi di diversa nazionalità non sono più visti come qualcosa di alieno, ma forse anche come elemento di curiosità e di possibile scoperta. Naturalmente il dato positivo si osserva a più livelli, no? Quindi il vantaggio appunto di questa pratica si può misurare sia nella registrazione dei progressi nell'apprendimento della lingua e in particolare dell'italiano, tenere quelli che vengono chiamati dei veri e propri diari di apprendimento, consente di osservare proprio al singolo studente, no? Di vedere quanto migliora nel percorso. Ancora in ambito europeo si è insistito molto sulla creazione di portfolio linguistici, sarebbero una sorta di passaporto, di documento nel quale registrare tutte le
tappe dello sviluppo linguistico a vari livelli. Ho fatto un soggiorno, ho seguito un corso, sono stato in contatto con una persona che mi ha insegnato degli aspetti della sua lingua e della sua cultura. Quindi tenere questa traccia consente appunto anche di memorizzare e di porre l'attenzione più specificamente sul lavoro con la lingua. Naturalmente tutto questo lavoro può essere in modo fruttuoso applicato anche alla competenza dell'italiano. Insomma, l'idea che l'apprendimento delle lingue progredisce si sposta dalla lingua 2 alla lingua 1 e dalla lingua 1 alla lingua 2, secondo quella appunto passaggio tra i due iceberg che descrivevo prima, anche relativamente al percorso di autocoscienza linguistica. Sapere che l'italiano è arrivato ad un certo livello e che l'altra lingua, le altre lingue sono arrivate ad altri livelli, può essere anche un motivo di stimolo per appunto per migliorare, no? Per avanzare nell'apprendimento. E questi benefici si misurano anche in relazione alla creazione di studenti bilingue. Una delle cose che forse non ho ricordato prima è che passaggi, nelle migrazioni, quando la prima generazione si sposta in un paese, normalmente non viene considerata bilingue perché ha una competenza molto limitata o abbastanza limitata della lingua d'arrivo e mentre mantiene un legame solido con la lingua d'origine. Solo la seconda generazione si considera pienamente bilingue, specie se è una seconda generazione a tutti i livelli, insomma, dei bambini nati e quindi scolarizzati in Italia, è considerabile bilingue perché ha una buona di solito relazione con la lingua familiare e un'altrettanto buona relazione con quella del paese ospite. Ecco, il bilinguismo è evidentemente un aspetto positivo per le società in generale, perché consente di stabilire dei ponti, no? Degli elementi di scambio con altre culture, con altri paesi, e quindi garantisce anche un meccanismo di sviluppo anche economico al paese che ha questa dotazione. Ovviamente, prima ancora ci sono benefici di tipo proprio relazionale, no? L'immagine che si crea delle altre lingue, delle altre culture è senz'altro più sana e consente anche paradossalmente di meglio promuovere anche la stessa lingua del paese ospite. È interessante notare che alcuni studi sulla promozione dell'italiano partono dalla constatazione che l'italiano è poco noto all'estero perché gli italiani hanno una scarsa dimestichezza con le altre lingue e che quindi favorire una maggiore conoscenza delle lingue straniere nel nostro paese favorirebbe appunto una circolazione dell'italiano anche in altri contesti, non solo, no, istituzionali, dove magari sono un po' forzati, ma anche di tipo professionale, culturale più in generale. Quindi, insomma, i benefici di tutto questo scambio potrebbero essere osservati su diversi piani. Ecco, direi che per arrivare alla fase proprio conclusiva dell'intervento mi sembra utile farvi vedere dagli esperimenti che sono stati proposti anche in scuole insomma, frequentate da alunni di età diverse, quali possono essere queste forme dell'autobiografia che partono ovviamente da versioni un po' più elementari, appunto basate sulle immagini. Un esperimento che ha avuto un certo successo viene raccontato da uno studio di Maria Frigo che vi ho segnalato in bibliografia, parte dai disegni. Disegna partendo dalla sagoma di una figura umana, in quale
luogo del tuo corpo corrisponde la lingua che conosci, no? Se è una lingua di pancia, una lingua di cuore, di cervello o di piedi, per esempio, no? La lingua che mi serve per spostarmi. Insomma, i bambini possono evidentemente immaginare e riflettere sulla loro relazione con le lingue con cui sono in contatto. Applicandole proprio, no? Sentendole sulla propria pelle, e questo è sicuramente uno stimolo molto, molto produttivo, a giudicare da quello che hanno raccolto poi gli insegnanti che hanno partecipato al progetto. E l'altra proposta che qui vi ho riprodotto, ma insomma, naturalmente nel saggio trovate un po' una analisi più dettagliata di tutte le varie produzioni, e vedete anche le mappe linguistiche, quindi quali sono le lingue che vengono usate in relazione ai familiari con cui si entra in contatto. Ho scelto questa perché era la più spiritosa, forse la bambina cinese che descrive la sua competenza variegata, no? Cinese, anche il cinese mandarino, relazioni con i pari, con i fratelli, con i genitori, con i nonni e altri parenti, e addirittura include i pesci, no? Dai quali evidentemente non può avere risposta. Però ecco, sono sperimentazioni che consentono di far osservare proprio, no? Quali sono i codici più spendibili, quelli più usati, insomma, nella propria esperienza personale, e quali hanno magari bisogno di essere rinforzati in alcuni casi, no? Perché magari l'interlocutore non ha possibilità di accesso a quella lingua, che quindi perdere quel canale significa anche perdere il legame, no? Quindi visualizzarlo in una mappa grafica è sicuramente qualcosa che consente di mettere proprio sotto gli occhi, no? Queste forme di comunicazione possibile. Avevo elencato le altre forme di biografia proposta, e una sicuramente molto interessante, magari a livelli un po' più alti di età, è quella dell'intervista, in cui si possono poi registrare appunto anche i progressi o formulare in modo un pochino più dettagliato, attraverso le domande, delle osservazioni appunto su elementi di difficoltà, tempi dell'apprendimento, valore assegnato ad alcune parole, fraintendimenti, no? Molto spesso, lo dicevo prima, valutazione dell'insulto, no? Molto spesso ci viene riportato dai ragazzi, in particolare nell'età scolare: ho detto questa cosa, ma in realtà non era quello che volevo dire, no? Quindi l'idea della scarsa competenza della lingua come elemento di poi dissidio, di contrasto, no? Di cattiva gestione del rapporto poi alla fine. Quindi sapere cosa vogliono dire le cose e che effetto fanno, anche tutto l'aspetto della figuralità e dell'ironia, delle forme un po' più appunto sofisticate di interpretazione della lingua, entrano in gioco e possono essere misurate o esplicitamente richieste in un rapporto biunivoco, no? Quando appunto si mettono a confronto, si mettono a dialogare persone che hanno un rapporto diverso con la lingua di cui si parla. Quindi possono essere tutte forme di attenzione, no? Che ancora una volta portano, e con questo direi che posso anche concludere, portano dei vantaggi indubbi nella parte debole, abbiamo visto, no? Il gruppo degli studenti stranieri come elemento di fragilità del sistema scolastico, ma che mi sembra utile sottolineare possano essere incredibilmente vantaggioso anche per gli studenti madrelingua, che non solo scoprono
altre possibili lingue che potrebbero entrare nel loro panorama e che non sono quelle che magari gli vengono offerte dalla scuola, ma che appunto hanno un rimbalzo positivo nella scoperta di aspetti speciali della propria lingua, in particolare nella dimensione della varietà del repertorio, spesso trascurata dagli stessi parlanti e magari non troppo frequentemente illustrata nella didattica scolastica, no? Sappiamo bene che l'italiano che i programmi spesso ci costringono a insegnare a scuola è un italiano a volte un po' monolitico, no? E far scoprire anche l'interesse delle varietà, sia di quelle geografiche sia di quelle di registro, può essere sicuramente molto, molto stimolante per i ragazzi di qualunque madrelingua stiamo parlando. Quindi forse vi lascio poi appunto questi documenti di cui parlavo, sono quelli istituzionali, ma anche quelli in riferimento ai progetti di cui ho parlato. E il riferimento ai servizi, questa è la bibliografia, però ai servizi della città di Roma forse non l'ho elencato, magari lo aggiungo prima di distribuirvi la versione finale, è quello di Roma Multietnica, che è una parte del servizio delle biblioteche di Roma dedicato all'intercultura e segnalo tra gli ultimi progetti che sono stati promossi quello di Mamma Lingua, che è una raccolta di esperienze interculturali che ha visto una serie di biblioteche della città coinvolte, che ha permesso di appunto far conoscere pubblicazioni anche molto recenti di autobiografie linguistiche. Quindi credo possa essere un buon punto di riferimento anche per i docenti del Polo di Roma, che magari in diverse zone della città possono ritrovare qual è il centro di interesse più attivo. Insomma, dicevo, parlavo di scaffali dedicati, ma sono anche servizi di progetti specifici che vengono a volte anche sviluppati in collaborazione con le scuole, che quindi potrebbero consentire anche varie forme, maratone per esempio di letture e di presentazioni, magari da intercettare.